Hey Warriors, Wozomba numero 61 e siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video gameplay, questa volta su Heavy Rain Move Addiction per il penultimo capitolo, o quantomeno è quello che credo, di Heavy Rain. Calcolando che abbiamo scoperto l'assassino, ormai l'indirizzo ce lo abbiamo, credo che ormai siamo arrivati praticamente all'epilogo di questo gioco. Siamo praticamente arrivati quasi al capolinea. E come potete vedere ho cambiato le date sulla PlayStation 3, quindi adesso dice correttamente quale... Ok. I don't know. Ok, venerdì 18:36, 143,4 millimetri. Quindi, immagino che dobbiamo scoprire le... dobbiamo trovare qualche prova che Shelby sia l'assassino in modo tale da scagionare Ethan e imprigionare Scott Shelby. E a quanto sembra dovremmo scarsinargli la casa. Quindi, questo e... Ok. Oh, shit! Ok, questa è nuova. È molto molto strana. Wait. Gesù santissimo, dai cazzo. Ok, non so se è perché il controller mi si sta fottendo definitivamente, ma è strano. Oh cazzo. È come se non riuscissi a prendere bene il tasto dell'analogico destro. Shit. Ok. Perfetto. Oh, ok. Giro così. Perfetto. Non hai perso il tuo tocco. Yeah. Allora, forza Madison, forza, siamo tutti con te. Apri sta porta. L'appartamento dell'assassino dell'origami. Dovrei riuscire a trovare qualcosa che indichi dove si trova Sean Mars. Ok, bene. Quindi vediamo un po' cosa abbiamo qui. Oh, ok, credo sia la cartella di Sean Mars. Magari è per questo che sapeva tutto su di lui. Forse. Oh, l'inalatore, quindi non se l'è portato appresso. Potrebbe avere un attacco d'asma e morire. Da un certo punto di vista mi dispiacerebbe. Devo dirle la sincera verità. Dall'altro è più tipo... capita. Quindi, cosa abbiamo qui? Arriva la puzza di bruciato. Quindi, tutte le prove in fumo. Sì. Tutta la prova in fumo, cara. E credo che ogni tanto salti l'audio del gioco, non so perché. Tutti si fidano dei poliziotti. Ecco perché i bambini lo seguivano. Sì, pensavo l'avessi già capito che era un poliziotto, ma a quanto sembra no. Che c'è qua? Porta segreta? C'è una stanza dietro l'armadio? Oh! A quanto sembra, sì, c'è una stanza dietro l'armadio, cazzo. Oh, wow. Ok. Quindi cosa abbiamo? Merda, ci vuole la password. Ok, porca idea. Oh, shit, John. Damn it. Max, il cane? Ci sono. Yes. Ok. Max, il nome dei cagnolini di carta di John quando era piccolo. Quindi. Ma che accidenti è? Un indirizzo. Oh, ok. Ecco qui. Abbiamo l'indirizzo. Presto, non c'è un minuto da perfetto. Vedere. Andiamo. C'è qualcos'altro da vedere, tipo e buona lì. Credo che sia il bambino e sta praticamente affogando. Cazzo. Quando i genitori entrano a casa dopo la messa, i bambini... Ok, va bene, perfetto. È quello che lui manda a ogni genitore, perfetto. Quindi, qui c'è questo. Sul serio, credo sia affogato a questo punto. Oh, no, ok, è ancora vivo. Andiamo via.
A meno che lui non sia rientrato in casa. Sì, hai scoperto il mio segreto. Sì. È finita, Scott. Tutti quei bambini uccisi solo per trovare un padre in grado di salvare suo figlio. Zitta! No, tu non puoi capire. Resta solo un bambino. Può esserci ancora tempo per salvarlo. Lascialo andare. Fai ciò che tuo padre non ha fatto. Là dentro. Oh merda. Oh merda. Devo uscire da qui. Apri. No, immagino che uscire da quella non sia un'opzione. Che è questo? Potrebbe? Ok. Ok, mi sembra vuoto. Credo sia vuoto. Oh, questo. Oh yeah. Ok. Caro, sto arrivando. Yes! Ok, vai! Vai, baby! Vai, baby! Spacca tutto! Eh sì, anche giustamente, perché lui per fare questi muri deve aver usato che è tipo cartongesso. Non credo che ha usato il cemento armato per farsi una stanza. Yeppa! Ok, quindi da qui si può uscire? No, 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 direi di no. Direi assolutamente di no. Quindi andiamo semplicemente via. Oh shit. Ok, ok, ok. Fuoco e fiamme. Fuoco e fiamme. No, quello era il corvo. Che cazzo c'entra adesso? Fuoco e fiamme. Fuoco e fiamme. Fuoco e fiamme. Yeah. Oh merda. Oh, qui. Cazzo. No, 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 no. Na 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 na. Oh, na 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 na. Merda, ok. Vai, vai, vai. Vai. Merda. No! Oh, cazzo! Scusa, cara. Troppo alto. Se salto ci resto di sicuro. Pensa a qualcosa. No, no, non saltare. Purtroppo aprendo la finestra c'è. Cazzo! Cazzo, 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 cazzo. Devo stare attento adesso. Non posso star a parlare con voi. Comunque in ogni caso, aprendo la finestra c'è stato un'uscita di ossigeno, un'entrata di ossigeno, scusate, e c'è stata una fiammata. Quindi praticamente gli è andata completamente in faccia. Povera Madison. È una bombola del... Ok, è una bombola del gas quella. Merda, mi devo da sbrigare. Mi devo da sbrigare. Perché? Perché? Perché sì. Oh. Oh, Jesus Christ. Oh, c'è anche un'altra... Ah, no, no, la bombola è la stessa, ok. Perfetto. Ho piazzato una fottuta bombola dell'ossigeno. Del gas. Vai. No. E che cazzo pure. Merda. Oh. Shit. Shit, 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 shit. Che c'è di qua? Che c'è di qua? La cucina? No, sapevo che... No, no, non guardando il frigo. Che cazzo? Che stai? Oh, ok, ok, ok. Intelligente, intelligente, intelligentissima. Intelligentissima Madison. Intelligentissima Madison. Vai qui. Vai qui. Cazzo. Oh, merda. Oh, shit. Oh. Ok. È sopravvissuta? Sì. Ok. Meno male. Ce l'ho fatta. Brava. Di sicuro ci avrei una bella storia da raccontare una volta che hai finito. Oh, merda secca.
Allora, chiama Jaden. So dove si trova Sean Mars. Devo chiamare il tizio dell'FBI, Jaden. È l'unico di cui posso fidarmi. Lui riuscirà a salvarmi. Sì, conferma. Ok. Norman Jaden. Mi chiamo Madison Page. Non mi conosce, sono una giornalista. Non c'è molto tempo, perciò mi ascolti bene. Ethan Mars è innocente. L'assassino si chiama Scott Shelby. Sean Mars è all'852 di Theodore Roosevelt Road. Ha preso nota? Sì, sono al corrente di tutto. Mi dirigo al magazzino. Devo andare. Ok, bene. Quindi andiamo anche noi al magazzino. Perché andare da solo è stupido. Chiamare Ethan è inutile perché tanto lui già sta andando lì. E l'altro era Jaden per essere sicuro che ci andasse. Quindi, yeppa! Wow! Credo che siamo quasi arrivati alla fine, ragazzi. E questo strozzetto ora chi è? È coso? È Sean? No, Sean, quell'altro, come si chiama? Venerdì 19-22 148,5 mm. Ok. Quindi è praticamente identico al cantiere di prima, al cantiere del ragazzo. E ovviamente questo cazzo di coso. La PlayStation 3 sembra che sta tirando fuori una pizza, porca puttana. Smettila di cucinare là dentro. Ok, Sean. Per molto, molto tempo. Sì. Cercavo un padre che avrebbe potuto fare ciò che il mio non ha fatto. Sacrificare se stesso per salvare suo figlio. Oh, se ho cercato. Ho cercato. Sì, ma il bambino sta crepando lì sotto. E poi mi sono ricordato di lei. Tutti quegli omicidi solo per trovare un padre che salvasse suo figlio. Solo per trovare un padre! Lei ha una vaga idea di come ci si sente ad essere considerati meno di niente dal proprio padre. Mi creda, io ho sofferto tanto quanto lei. Non credo. Ho superato tutte le tue prove. Ora voglio indietro mio figlio. Ella non deve far altro che aprire quella grata. Yes! Sì! Ok, apri sto lucchetto. Apri sto cazzo de coso. Damn it. Cazzo. Pardon. Oh shit. Sorry, che dovrei fare io qui? Ok, mi sto perdendo qualche cosa di troppo ovvio. Che cosa dovrei fare io qui? Oh, qui. C'ero passato prima, perché non mi ha... Ah, ok, fa niente. Non ho idea del perché non l'abbia fatto. Vaffanculo! E va a cagare! Senti, dopo tutto la sbuciata di culo che mi sono fatto! Oh! Ok, via!
Alza sta cosa. Alza sta cazzo di grata di merda. Dai. Dai cazzo. E vaffanculo. Ok. Sean. Dai, 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 bello di casa, dai, bello di casa. Ok, ok, ok. Ok. Cazzo. Sono teso come una corda di violino, dai, forza. Oh merda. Cazzo. Oh shit! Ok, ok, ok. Va, morì ammazzato. Cioè, non troppo, perché te voglio comunque bere sotto sotto, però... Sei stato troppo strozzo! No! Ho toppato! Aio! Merda! Upsi, da da da! Mamma mia! Scegli! E basta, cazzo! E mammo riammazzato! Tutti ai vostri posti. Il sospetto è probabilmente armato. Ma vaffanculo, Blake! Hanno l'ordine di sparare per uccidere. Ripeto. Ma non rompere i coglioni! Sono in posizione. Sì, tenente. Aspettano i suoi ordini. Perfetto. Stavolta non la scamperà. Lo facciamo fuori non appena esce allo scoperto. Ehi! Tu, laggiù! Che stai facendo? Tenente, mi chiamo Madison Page. Sono una giornalista. Ho le prove che Ethan Mars è innocente. Non è lui. Ash, cosa ci fa una giornalista qui? Avevo detto di tenere la bocca chiusa. Falla andare via, non la voglio tra le palle. Sì, tenente. Prego, venga. Sta commettendo un grosso sbaglio, tenente. Ethan Mars è innocente, posso provarlo. Mentre voi giocate a che cazzo c'ha ragione, Norman qui starebbe crepando. Cazzo. Norman. No! Vai! Vai! Dai, cazzo! Vai! Vai, uno! Ok! Vai, due! Respira! Tre! Devi respirare! Dai, dai, dai! Dai! Merda. Vai. Uno. Due. E tre. Gatsu, gatsu, gatsu. Che ha? Non lasciarmi. E dai. Cazzo. Dai, mi sono fatto un bucio de culo come un secchio. Non fare questo, ok? Sul serio? Dopo tutto sto culo. Ok. Vaffanculo, bimbo merda! Oh! Credevo di averti perso. Papà. Lo sapevo che... Sì, 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 papà è qui, papà è qui. Ora, sperando che Madison abbia convinto quel testa di cazzo di Blake... Oh, me... No! 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 Sono vivo.
Ho preso il veleno un'ora fa. Ma sono vivo. Uscire. Ash, toglimela di torno. Non è stato Mars, non li ha uccisi lui. È innocente. Ehi, che stai facendo? E vaffanculo. Metti in moto. Mettilo sotto, quello stronzo di merda. Non ho capito che starebbe facendo. Porca puttana. Facciamo, tenente. Attenzione a tutte le unità. Non sparate. Ripeto, non sparate. Madison. Che succede? La polizia è qua fuori. Hanno circondato l'edificio. Ti spareranno appena esci. Ci andrò da solo. Gli spiegherò la situazione. Sarai morto prima di aprire bocca. Ascolta, usciremo insieme e terremo le mani alzate. Forse così non spareranno. Ho le prove per dimostrare okay. la tua innocenza. Ci sarebbe il pargolo lì. Madison, scusa se non mi sono fidato di te. Il mio unico pensiero era Sean, credevo. Lascia stare. La cosa importante è che hai salvato tuo figlio. Norman starebbe lì. Oh merda, porca zozza ladra. Oh merda. Norman, sei il tizio più cazzuto che io conosca, ti giuro su Dio. Oh! Salvami! Ok. Mi servi per dimostrare che cosa è docente. Ma porca c***o! Ok. Ma vaffanculo! Ti giuro su... Nessuno se ne accorge lì intorno, Cazzo! Dio! Oh, what the fuck? No! Oh! Oh! Norm! Sei il tizio più cazzuto che conosca! Oh shit! Quindi è morto comunque! Ok, beh, ci ho provato! Vaffanculo! Wow! Oh, opto che non sia sopravvissuto! Ok, Norman! Ok! Quindi poi il veleno era falso allora. Ok. I don't know. Shit. Che tocca fa alle volte. Hai guadagnato un trofeo, ragazzo, in salvo. Ingenuo. Sì, no, lo so, non... Allora, a me non mi sarebbe venuto in mente di salvarlo, però, non lo so. Hai guadagnato un trofeo, 4 eroi, ok.
Però mi serviva per dimostrare a che cosa era innocente. Eroe di Ivy Rain. La polizia ha annunciato di aver trovato Sean Mars vivo a più di 4 giorni dalla sua scomparsa. Sean era stato segregato in un pozzo dall'uomo noto come l'assassino dell'origami. Il successo dell'operazione è stato possibile solo grazie alla determinazione di Ethan Mars, inizialmente ritenuto l'assassino dell'origami. Vaffanculo. La sua tenacia e il suo coraggio gli hanno permesso di salvare la vita di suo figlio e di sventare i piani del vero killer. Quest'oggi la polizia ha presentato formali scuse a Mars. La nostra prima pagina di oggi. È stato reso noto che la polizia ha identificato l'uomo ritenuto l'assassino dell'origami. Scott Shelby, 48 anni, ex tenente di polizia, che affermava di essere un investigatore privato, assoldato direttamente dalle famiglie delle vittime. Ok. Shelby è stato ucciso nel corso di una massiccia operazione di polizia. Ulteriori dettagli non sono ancora stati resi noti. Vi prego, ditemi che Norman ora picchia Blake. Il mio sogno è vedere Blake picchiato da Norman. Diciamo che un amico di un amico mi deve un favore. Oh! Ci piace, è nostra. Oh! E affanculo la moglie. Ehi, papà! Credo di aver trovato la mia stanza. Beh, che ne pensi? È perfetta, Ethan. Oh! Dimenticheremo quello che è successo. Non credo proprio. Avremo una vita normale. E un giorno ci sembrerà tutto solo un brutto sogno. Non credo proprio. Abbiamo il diritto di essere felici, Ethan. Questo ok. Tutti e tre. Il bambino un po' meno magari. Brutto brutto bambino di merda. Fatti rapire di nuovo. Io giuro che ti spacco sul muro. Let's talk tonight. Ok. L'ospite di oggi è sulla copertina di World Magazine della settimana. È stato osannato all'unanimità dal paese come il nuovo eroe dei nostri tempi. Jaden. Lasciando tutti quanti sbalorditi, quest'uomo è riuscito a mettere fine alla orribile serie di omicidi a opera del cosiddetto assassino dell'origami e ha salvato la vita del piccolo Sean Mars. Coraggioso e determinato, si è guadagnato la nostra ammirazione. Norman Jade. Buonasera. E ora fai un doppio vaffanculo a Blake in televisione, in diretta. Okay, no. Me lo dovevi... Oh, ok. Butta quella merda schifosa, dai, non ti serve. Yes! Bravo così, così ti voglio. Oh, ok. Blake è andato, l'hanno cacciato. Blake l'hanno mandato via, vero? È stato mandato a fanculo fuori da qui. Please. Oh, ok, no, lui continua a fare Iron Man. O Minority Report, in realtà. No, in realtà è più un Minority Report. E what the f... Oh, dice che è il momento di staccare. Ok, sì, direi che magari è il momento di staccare e andare con i file, quelli ufficiali. What? Oh... Oh. Yeppa! Non so se è una buona o una cattiva cosa in realtà questa.
E lei è quella che l'ha preso in culo da più parti diverse. Ok. Beh, alquanto giustificato. Ora tipo risorge. No! Oh. Oh, nel 2011 è morto. Ok. '67. Wow, cazzo, se li portava male. Oh, ok, è finito. Yeah! Quindi! Mi è piaciuto veramente tanto. Devo dire, a parte... Oddio, aspetta, questa è cazzo di scena... Ok, adesso me la ricordo. Perfetto. Oh, ed era così che sarebbe potuto andare a finire. Ok. Che figata. È un rewind di tutto quello che è successo. Ma piazza. E non ho capito che... Cosa ha usato lì? Le forbici. Wow. Yeah, Jaden like a boss. Sì, immagino che in inglese sarebbe stato 10 volte meglio. Però vabbè, non si poteva aver tutto dalla vita. Non è stato male in realtà, anche dal punto di vista del doppiaggio. Alcune parti erano orrende, tipo quelle dei bambini. Però devo dire che ho sentito di peggio. Devo dire, ho sentito veramente di peggio. Certo, Pino Insegno è stato un po'... poteva essere usato meglio, diciamo, come doppiatore. È un bravissimo doppiatore Pino Insegno. Però sì, direi che magari l'avrebbero usato un po' meglio. Gli altri invece, allora, credo che Scott Shelby sia quello che sia uscito meglio dal doppiaggio. Dopodiché c'è Jaden, poi Ethan e infine Madison, non lo so, sempre sembrava strana dal punto di vista del doppiaggio. Comunque, questo era Heavy Rain. Ora voglio aspettare che finiscono i titoli di coda, perché mi sembra che qualcuno di voi mi aveva avvertito, adesso perdonatemi, non mi ricordo il nome nei commenti, mi avevano avvertito che c'è un DLC in questa edizione che riguarda un altro serial killer, dovrebbe essere una mini avventura, quindi magari faccio un episodio unico e ci metto dentro anche quella, perché ehi, è divertente, un'altra avventura con un altro serial killer. Yeah! Spero di aver capito che fosse così, perché poi magari mi sbaglio e adesso mi dite sei un coglione, non è andata così in realtà. Comunque bello, mi è piaciuto, la storia era bella, scritta bene, diretta molto bene, le scelte sono fantastiche. E credo che ci siano molti più finali, calcolando che poi, ripeto, durante l'avventura alcuni personaggi muoiono, quindi l'avventura va avanti senza determinati personaggi. Per esempio, per farvi capire, immagino che se Madison e Jaden fossero morti prima di arrivare lì,
probabilmente Ethan sarebbe morto. Magari il killer dell'origami sarebbe riuscito ad andarsene. Non ne ho la più pallida idea. Da quello che so dovrebbero esserci più finali comunque. Almeno 4 sicuramente, anche 5 finali diversi. A seconda delle scelte. Ah, bello, 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 bello. Che poi i ragazzi che hanno fatto i V-Rain hanno proprio questa cosa per i thriller, perché prima di questo avevano fatto anche Fahrenheit, che giocai all'epoca ed è un bellissimo gioco fino ai 2/3. L'ultimo terzo è un po' demenziale per quanto mi riguarda, ma i primi 2/3 sono veramente molto molto belli. E i primi 2/3 di gioco, intendo. E anche quello è un thriller, anche se un po' più sovrannaturale rispetto ai V-Rain. C'hanno proprio la fissa questa roba. Avessi la PlayStation 4 avrei voluto giocare anche quell'horror che è uscito ultimamente. Non è fatto da loro, però diciamo è parecchio simile per molti versi da quello che ho potuto vedere. Non ho seguito le serie su YouTube proprio perché mi voglio tenere libero per quando poi in futuro lo giocherò. Mazza quanto sono lunghi sti titoli di coda comunque. Prima ho detto detesto, non so detesto, so decoda. Oh, sul serio, ma quanta cazzo di gente è? Io sto qui da altri 5 minuti da quando ho finito di parlare. Quanta gente c'è dentro a sto coso? Wow! Finito? No? Vogliamo ringraziare tutti i nostri amici e familiari che ci hanno continuamente supportato e hanno portato pazienza. Va bene, ok. Yeah, Quantic Dreams, Dream, è come si chiamano. Che poi stanno facendo un altro gioco per PlayStation 4. Che non ho letto quello che c'era scritto lì sotto a Quentin e a qualcun altro. Comunque, facciamo un controllo extra. Contenuto bonus, temi dinamici, l'imbalsamatore, ecco come si chiama. Questo qui dovrebbe essere una sottospecie di DLC con questa mini avventura all'interno, quindi probabilmente farò un video unico, lo registro domani al volo e vediamo che cosa esce fuori. Bonus poi, prototipo di Ivy Rain, il casting, ah ok, vari bozzetti, il dietro le quinte, bello, dietro le quinte musicato, ok, casting degli attori ideali, figo. Contenuto scaricato, non c'è niente perché non è connesso a internet. Bene, usa il controller di movimento, il mover, non ce l'ho, quindi epilogo, la tomba dell'origami. Yep. Ok. Quindi, Ivy Rain, Move Addiction finisce qui. Prossimo episodio sarà un episodio unico in cui farò tutta quanta l'avventura dell'imbalsamatore. Lì lo registro probabilmente domattina sul presto, perché non so quanto dura, potrebbe anche durare un'oretta. Spero che questo video vi sia piaciuto, che questa serie vi sia piaciuta. Ditemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Non è ancora uscito il video su quando si scopre che Shelby è effettivamente il killer, ma immagino che molti di voi siano rimasti stupefatti e tipo siano morti dentro, perché nei vari commenti dei video di Heavy Rain ho letto che molti di voi si erano appassionati ai personaggi. È una cosa che mi fa veramente tantissimo piacere, e molti di voi apprezzavano il personaggio di Shelby, quindi scoprire che era lui il killer secondo me è stato pesantissimo per molti di voi. Spero che nessuno di voi si sia suicidato, mi dispiacerebbe tantissimo. Quindi yep, bel gioco, veramente un bel gioco. Non è un gioco per tutti, calcolando che non c'è molta azione dal punto di vista del mero gameplay, del tipo non è un God of War dove hai il controllo diciamo un po' di tutto, qui è più un film interattivo, quindi se non vi piace quel genere di gioco probabilmente Ivy Rain non fa per voi, mai succede. Detto questo, io termino questo video, questa serie, nonostante ci sarà un altro video, ripeto, probabilmente dopodomani, dopodomani da quando esce questo video, ci sarà un episodio unico per mettere insieme l'ultimo DLC di Ivy Rain. Comunque, la serie è finita qui, la storia principale finisce qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Prossima serie, finito Ivy Rain, sarà Life is Strange. Credo che il nome fosse questo, non mi vorrei sbagliare. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre con il vostro Rex Nunturo. Ciao a tutti, bro! Oh yeah!